Io volevo iniziare ringraziando innanzitutto tutti i consiglieri che hanno partecipato a questa commissione d'inchiesta. Sono stati 2 mesi molto intensi e sono stati sicuramente intensi non solo dal punto di vista del monte ore che ha impegnato tutti noi, ma anche e soprattutto dall'impegno, sia dal punto di vista ovviamente del lavoro, ma anche dal punto di vista emotivo. Abbiamo ascoltato tutto il mondo che ruota o può ruotare intorno alla tutela dei minori, secondo me è molto importante, e ringrazio anche il Presidente Boschini per aver avuto un approccio comunque di apertura e trasparente rispetto all'impostazione dei lavori della Commissione. Questo ovviamente poi a prescindere dalle singole posizioni personali o comunque alle singole posizioni delle varie forze politiche che sono intervenute. Ringrazio anche la serietà con cui la maggior parte dei consiglieri sono intervenuti durante le audizioni e le discussioni, perché credo che questo sia innanzitutto un prerequisito con cui affrontare un argomento così delicato perché riguarda le famiglie, perché riguarda i bambini, perché riguarda un'inchiesta che è ancora in corso e quindi nessuno di noi si può permettere di emettere sentenze prima che lo faccia il Tribunale, quindi a maggior ragione l'argomento è stato ed è tuttora molto delicato. I punti cruciali del sistema della tutela minori, perché parliamo molto di affidi, ma in realtà si parla del sistema della tutela dei minori, è molto articolato, coinvolge diversi attori, i servizi sociali, le ASL, il Tribunale dei minori, il livello nazionale, perché comunque il governo e il legislatore nazionale hanno un ruolo, e ovviamente tutti questi attori hanno influenza poi sulle famiglie della nostra regione. Abbiamo voluto nella nostra risoluzione elencare quello che è emerso rispettivamente alle criticità oggettive che ha mostrato il sistema e che sono state elencate nel corso dei lavori. Potremmo parlare della mancanza di un quadro normativo aggiornato, così come la mancanza di un sistema organico di raccolta dei dati che ci dia un quadro completo, esaustivo e non interpretabile di quella che è la situazione degli affidi nella nostra regione, più in generale della tutela dei minori. Potremmo mancare parlare della mancanza delle risorse, così come ad esempio della scarsità del personale pubblico e l'eventuale mancato controllo o insufficiente controllo del sistema sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato, perché io sono d'accordo con chi in questi mesi ha sostenuto che assolutamente il servizio pubblico vada rafforzato, ma ho anche ricordato che purtroppo tra gli indagati ci sono anche dei dipendenti del servizio pubblico, quindi sicuramente il sistema di coordinamento e di controllo va rafforzato, come ha ad esempio indicato l'ex garante dell'infanzia, il dottor Fadiga, il quale ringrazio per l'audizione che è venuto a svolgere, il quale ha sottolineato come una frammentarietà del sistema può sicuramente agevolare delle lacune e può eventualmente aiutare chi all'interno del sistema ha degli interessi che non sono quelli dei nostri bambini innanzitutto e delle loro famiglie. A tal proposito io mi vorrei soffermare su un concetto che secondo noi è fondamentale, che stiamo esponendo ovunque ci venga richiesto. Io credo che razionalmente possiamo intervenire a livello legislativo, a livello organizzativo, le istituzioni ovviamente devono fare questo, ma questo lo devono fare attraverso una visione che deve mantenere l'assistente sociale al centro del dibattito e soprattutto deve mantenere l'assistente sociale una forma di aiuto alle famiglie. Questo purtroppo si è perso, lo scandalo che ha coinvolto la Valdenza ha fatto perdere questa visione, ha creato un clima di estrema sfiducia, anche motivata volendo perché altrimenti non ci sarebbe un'inchiesta in corso, ma di estrema sfiducia verso tutto il sistema dei servizi sociali e verso tutti gli assistenti sociali, anche verso coloro che lavorano bene e con dedizione. Non condividiamo
e o quantomeno riteniamo inopportuno il paragone che è stato dato degli assistenti sociali come una sorta di polizia giudiziaria al servizio del Tribunale dei Minori. Secondo noi questo messaggio può aggravare questo clima di sfiducia. È naturale che i servizi sociali debbano assolutamente collaborare con il Tribunale dei Minori, perché chiaramente le relazioni che finiscono sul Tribunale sono stilate dai servizi sociali, ma questo ha aperto secondo noi una delle lacune più grandi, cioè la mancanza di contraddittorio che spesso avviene quando si tratta di allontanamento di minori, e soprattutto questo tipo di comunicazione rischia di inficiare ancora di più il rapporto di fiducia tra il sistema dei servizi sociali e i cittadini. Questa cosa non deve assolutamente succedere, non si deve ripetere. La sfida fondamentale che deve affrontare, secondo noi, chi verrà dopo di noi, visto che questa è l'ultima seduta ordinaria di questa legislatura, sarà trovare legislativamente e anche operativamente, attraverso delibera, attraverso atti di indirizzo, il giusto compromesso tra la tutela del minore, quindi il principio di precauzione, cioè non rischiare che un minore lasciato lì subisca delle violenze quando c'è un sospetto di abuso, di maltrattamento, e però eliminare anche quel principio di colpevolezza con cui pare si sia agito in Emilia-Romagna, cioè quello che è stato lamentato da molti, dalle famiglie, dagli avvocati difensori, da una parte anche del mondo della psicoterapia. Cito il professor Valgimigli, che parla di una sorta di abusologia che si è creata negli anni, cioè il voler cercare a tutti i costi l'abuso o il maltrattamento. Questa è una presunzione di colpevolezza nei confronti dei genitori che va eliminata, anche e soprattutto per ristabilire il rapporto di fiducia necessario è indispensabile tra il servizio sociale, i servizi pubblici e i cittadini. E io concordo con chi mi ha preceduto negli interventi che il tempo è stato poco, abbiamo messo tutti quanti il massimo impegno, ma è comunque stato poco. Io mi auguro che nella prossima legislatura si riprenderà in mano l'argomento, per poi mettere in pratica anche quelle raccomandazioni che vengono dalle varie forze politiche, con varie sfaccettature, sottolineando un aspetto piuttosto che un altro, ma apprezzo comunque che da parte di tutte le forze politiche è arrivata comunque l'ammissione che effettivamente delle mancanze e delle lacune nel sistema ci sono. Rinnovo i miei ringraziamenti e mi auguro veramente che l'inchiesta che è emersa dalla Valdenza possa ristabilire col tempo, ci vorrà del tempo, ne sono sicura, un clima di fiducia tra le istituzioni pubbliche e i nostri cittadini e le nostre famiglie, volte assolutamente ed esclusivamente per il bene dei nostri bambini.